l'ultimo incontro dei nostri quaresimali, l'ultimo passo che compiamo insieme nella meditazione e contemplazione del mistero della croce del Signore, l'ultima parola che ci viene consegnata in questo itinerario sul quale abbiamo voluto soffermarci a comprendere, per quanto ci è dato, il mistero dell'uomo dei dolori, a partire dal simbolo della Santa Croce, e sapendo che pur in queste circostanze davvero inimmaginabili noi stiamo vivendo l'esperienza del giubileo straordinario delle sante croci. Ebbene, quest'ultimo passo che compiamo insieme lungo questo itinerario contemplativo ci fa approdare all'ultima cena del Signore. Un evento che ricorderemo, rivivremo il giovedì santo, quando celebreremo la cosiddetta messa in cena Domini, nel ricordo dell'ultima cena di Gesù. Da quel momento, l'ultima cena, è scaturito qualcosa di straordinario, di grandioso, che ormai diventa da sempre patrimonio della nostra esperienza cristiana. È scaturito il mistero dell'Eucaristia, il sacramento dell'Eucaristia, che noi ogni giorno celebriamo, che celebriamo in particolare la domenica, giorno del Signore. Tutto questo prende avvio in quel momento assolutamente singolare che fu vissuto dai discepoli, probabilmente senza una comprensione profonda, chiara, di quello che era accaduto. Questo momento è l'ultima cena di Gesù con i Suoi. L'abbiamo sentita raccontare, quest'ultima cena, nel brano del Vangelo di Luca che è stato proclamato. E allora riascoltiamo alcune di queste parole con il quale il terzo evangelista ci rende partecipi di questa esperienza che segnò profondamente i primi discepoli, ma che in realtà da quel momento segna l'intera storia cristiana. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui arrivano insieme. Gesù aveva dato indicazioni molto precise e tutto era stato preparato accuratamente da alcuni discepoli che erano stati inviati. Si arriva, dice il Vangelo di Luca, ma lo dicono anche gli altri, in questo luogo che è una grande sala, al piano superiore. Ci sono dei tappeti e c'è tutto quello che è necessario per la cena pasquale. Arrivato con i Suoi, Gesù disse: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione». Questo è un primo punto che dobbiamo sottolineare, il desiderio di Gesù. Questa cena va considerata assolutamente unica, singolare. Per questo Gesù desidera vivere questo momento con i Suoi,
Perché dunque questo grande desiderio? Perché gli sta così a cuore? Lo spiega lui stesso quando precisa: vi dico che non la mangerò più. Quindi è l'ultima. Precisa però finché essa non si compia nel regno di Dio. C'è dunque un punto di arrivo a cui già bisogna guardare, e l'impressione è che si tornerà a vivere insieme. Un'esperienza però diversa, nel regno di Dio. Ma quando ci si ritroverà, non si farà più questo. Questa esperienza la si vive con Lui per l'ultima volta. E così anche, dice Gesù, è l'ultima volta che io bevo questo vino con voi. Da questo momento non berrò più del frutto della vite. Ma poi precisa ancora, finché non verrà il regno di Dio. Finché. Si apre un tempo nel quale ciò che sta accadendo in questo momento non si vivrà più così. E tuttavia questo tempo che si apre è totalmente indirizzato verso un traguardo, verso una meta, dove si vivrà qualcosa di diverso e si intuisce di meraviglioso la pienezza della sovranità di Dio per gli uomini. Dunque, questa è l'ultima cena di Gesù con i Suoi, in questo modo, è l'ultima cena pasquale. Ma poi c'è un'altra ragione per cui Gesù desidera ardentemente vivere questo momento con i Suoi. Ed è questa. Intende lasciare loro un ricordo. Intende fare loro un dono. Potremmo usare queste parole che risultano certo un po' troppo semplici per identificare ciò che noi oggi chiamiamo il sacramento dell'Eucaristia. Ma possiamo partire da qui. Gesù usa un'espressione a cui ci siamo certo abituati, perché la sentiamo ripetere ogni volta che al cuore dell'Eucaristia vengono ricordate, ridette le parole di Gesù. E la frase è questa: fate questo in memoria di me. In memoria di me. Questo è il modo con cui desidero essere ricordato. Sì, forse dobbiamo partire da qui. Quando si vive l'esperienza dell'incontro con una persona a cui si è voluto molto bene, con cui si è stati per un certo tempo, quando con questa persona si è sperimentato qualcosa che ha lasciato il segno e poi viene il momento di salutarsi, ecco che questa stessa persona, congedandosi, ha il desiderio di lasciare un ricordo. Vi lascio questo. E in genere ciò che viene lasciato come ricordo è pensato bene, perché deve essere capace di esprimere quelli che sono i sentimenti più intensi, più profondi della persona che sta salutando. Che cosa ci ha lasciato il Signore salutandoci?
nell'ultimo momento che ha vissuto con i suoi discepoli, che cosa ha dato loro? Vi lascio questo in mio ricordo. Mi ricorderete così. Dona un pane che diventa il suo corpo. Dona un calice di vino che diventa il suo sangue. E poi sottolinea: questo è il mio corpo che è dato per voi. Questo è il mio sangue che è versato per voi. Questi due verbi, dare e versare, ci aiutano a cogliere il significato più profondo di questo dono, che è il ricordo lasciato ai discepoli. Si tratta di qualcosa, si tratta di una realtà certo misteriosa, che permetterà di ricordare quello che Lui è stato per noi, ha fatto per noi, per i Suoi. Se vogliamo usare le parole di San Giovanni, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Si dà il proprio corpo, si versa il proprio sangue, si ama fino a morire per i propri amici. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. L'Eucaristia è il ricordo dell'amore di Gesù per i Suoi. Ci ha amati fino a questo punto. È chiaro che queste parole alludono alla sua morte in croce e ne sono anche una chiave di lettura. Ci aiutano a comprendere anche il simbolo della croce. Nel simbolo della croce nascosto c'è questo amore che raggiunge il suo vertice, il suo limite estremo. Ricordatevi di me così, ricordatevi del mio amore per voi, di quell'amore che mi ha condotto fino a dare la vita sul patibolo della croce. Ma poi c'è un'altra cosa da aggiungere, ed è che Gesù propriamente non ci lascia in ricordo qualcosa, nel senso di un oggetto che ha un valore simbolico, che possiamo custodire, che rimane lì intatto nel tempo, che si può mettere in una vetrina o in una cassaforte perché è prezioso. Non ci lascia propriamente qualcosa. La realtà che ci lascia è un gesto che dobbiamo compiere. In memoria di me, per ricordarmi. Non guardate questo oggetto prezioso che vi lascio, ma fate questo, ripetete questo gesto che sto facendo io in questo momento. Spezzate il pane, distribuitelo tra voi, bevete insieme al calice. Ci lascia dunque qualcosa di misterioso, che però si intuisce ha una sua forza, ha un suo dinamismo. È un gesto che rende presente un evento, lo rinnova. Non è il simbolo di qualcosa che rimanda ad una realtà che non c'è più, ma è la possibilità reale di venire immersi dentro un evento che oltrepassa i confini della storia e diventa perennemente attuale. Questo è il sacramento. Questa è la liturgia eucaristica. Questo è il gesto misterioso che noi ripetiamo ogni giorno, ogni domenica. Fate questo, ricordatemi così,
cioè condividete, in un modo che non potrete comprendere fino in fondo, ma che è reale, condividete il mio atto d'amore. L'Eucaristia, il pane che diventa il corpo del Signore, il vino che diventa il suo sangue, l'Eucaristia non è semplicemente un simbolo, è un mistero, è potenza di Dio che ci attira e ci immerge dentro un evento che è nella storia, ma in realtà ha una dimensione eterna e ci fa percepire una potenza d'amore che poi diventa principio di comunione. Ricordatemi così, perché quando celebrerete questi santi misteri, io vi stringerò come in un grande abbraccio e noi continueremo ad essere una cosa sola. E allora diventerà vera la preghiera che Gesù, ci dice San Giovanni, rivolge al Padre prima di entrare nella sua passione, che siano una cosa sola come noi. L'Eucaristia ci è data perché siamo una cosa sola in Cristo Gesù, morto per noi e vivente per sempre. Siamo dunque calati dentro un braciere, un roveto, che è l'amore stesso di Dio rivelato in Cristo Gesù. Nell'Eucaristia siamo calati dentro la potenza della redenzione. Nell'Eucaristia il simbolo della croce trova la sua potenza di rivelazione. Ciò che la croce simboleggia, l'Eucaristia lo rende attuale. E così questo cammino di contemplazione della croce approda all'evento della morte del Signore anticipato nel gesto dell'ultima cena, gesto che svela il suo significato più profondo. Rimanete nel mio amore, celebrate il mio ricordo, lasciatevi accogliere da una potenza misteriosa che prende la forma liturgica, lasciatevi stupire da tutto questo. E noi, Signore, mentre ci stupiamo, ti ringraziamo per quello che ci hai voluto donare, ma soprattutto per ciò che questo dono porta con sé.